Maurizio Varriano, Associazione dei Borghi d'Eccellenza del Molise, un'altra bella serata, stavolta a Rio Nero Sannitico, il paese vincitore del concorso dedicato alle serenate antiche, un concorso che, lo ricordiamo ancora una volta, è dedicato a Carmine Di Vincenzo. Assolutamente sì, era non doveroso, perché dire doveroso dedicare questa rassegna a Carmine Vincenzo è riduttivo. Davvero è partito dal cuore, perché Carmine viveva per il folklore, viveva per la tradizione e per il suo straordinario paese, Chiauci, ma andava anche oltre, quindi amava il Molise e quindi era giusto, davvero giusto, col cuore dedicare queste serenate a Carmine. Come vedi, il pubblico c'è sempre, risponde sempre, ma non solo il pubblico, rispondono i gruppi. Vuol dire che il Molise ha una vitalità che va al di là della tavica dormienza di qualcuno che non crede che il Molise possa essere davvero così al passo, così veloce. Il folklore è tradizione, ma è aggregazione. Bisogna puntare su questo per andare avanti. Fra qualche mese, a settembre, finalmente la Regione Molise adotterà una legge, grazie alla presidenza del Consiglio regionale, del presidente Cotugno, una legge proprio per tutelare il folklore molisano, e per tutelare le tradizioni che sono, ripeto, la linfa per la rinascita e per la riscossa di un Molise che non può più sopportare davvero questo stato di retromarcia. Intanto queste manifestazioni che danno visibilità ai nostri borghi, insomma, questa sera a Rio Nero Sannitico gruppi dal Molise ma anche dalle regioni limitrofe. Sì, questa è la grandezza e ripeto, la passione per il territorio, ma per la musica e per il folklore. Per la prima volta partecipano anche Letino, un costume credo unico davvero al mondo, e Barrea, quindi l'Abruzzo e la Campania. Non dimenticandoci che Barrea e Letino sono confinanti con il Molise, e Letino addirittura era un paese molisano della provincia di Campobasso. Quindi c'è questa aggregazione continua, ma soprattutto questa voglia di aggregarsi, ma di portare il folklore e soprattutto la fraternità e l'amore per la propria terra e per le proprie tradizioni al di fuori di ogni contesto. Insomma, il folklore che può diventare anche un veicolo di promozione turistica al di là dei confini regionali. Beh, assolutamente sì. Oggi dicevo agli amici, un fotografo importante di una rivista della Liguria è venuto in Molise, si è innamorato del Molise, ma soprattutto si è innamorato proprio delle tradizioni molisane. Ha voluto fotografare i costumi, ha voluto fotografare Francesco Scarselli che suonava l'organetto, un ragazzo di 11 anni di Campochiaro, ricordiamolo che è campione del mondo, ma non campione del mondo perché è un campionato del mondo che può essere un campione del mondo regionalizzato, no, è davvero un campionato del mondo. Il 24 ha avuto la possibilità di gareggiare un campionato italiano e ha vinto anche il campionato italiano, quindi il Molise esiste, il Molise c'è. Non è vero che resiste, perché resistere significa insomma lottare per qualcosa che ci viene rapito. Assolutamente, il Molise esiste, lo possiamo dire a chiare note, e davvero noi ringraziamo tutti quelli che partecipano, soprattutto ringraziamo i bambini, perché i bambini sono il viatico per poter farci fare quello che stiamo facendo. Poi ci sono, tra virgolette, prodotti tipici che offrono questi paesi, Rio Nero Sannitico, ma anche gli altri del Molise, l'ospitalità, l'accoglienza. Assolutamente, lo puoi tranquillamente vedere, e quindi assolutamente il Molise è di una grandezza unica, ma soprattutto di una grandezza per l'ospitalità che davvero non ha e uguali. Agnone, città delle campane, città dell'andocciata, ma anche una città dove si fanno delle serenate davvero particolari. Cosa di particolare? Per l'appunto quella di Agnone lo chiediamo a Bruno Cerimele. Innanzitutto buonasera e un saluto a tutti quanti i telespettatori. La serenata di Agnone ha diverse peculiarità. Diciamo che la serenata per eccellenza veniva portata il giorno del 24 di dicembre, quando i ragazzi apparivano alle proprie donne con le indocce più belle, quelle che naturalmente duravano di più, avevano più fuoco e venivano portate nel modo più bello ed elegante, anche più ben messe, più di una. Quindi praticamente i pretendenti si portavano sotto la finestra della ragazza. Se qualcuno di famiglia si affacciava e buttava un catino d'acqua sulla torcia e la spegneva, naturalmente non era ben accetto lo sposo. Se invece qualcuno da casa scendeva
e andava ad aprire il portone, lo sposo veniva accettato in casa. Succedeva questo a Natale perché le attività agricole si fermavano e quindi anche i matrimoni proseguivano durante tutta l'invernata, dal 24 in poi, gennaio, febbraio e così via. Questa è la caratteristica particolare. Adesso chiaramente qualcosa è cambiato, anche che si fa tutto l'anno praticamente, ogni matrimonio c'è ancora la serenata, per fortuna aggiungerei. Sì, per fortuna queste tradizioni sono intatte, bisogna dire che il Molise le conserva, non solo Agnone, quindi questa sera magari ne vedremo più di una e ne vedremo anche delle belle. Noi siamo orgogliosi della nostra perché siamo riusciti a tramandarla e a tenerla ancora in vita nonostante tutto, e adesso è tornata proprio in auge, in particolar modo perché tutti quanti vogliono, almeno tutte le spose, anche quelle meno tradizionaliste la vogliono. Quindi continuiamo così, siamo bravi in tutto il Molise, continuiamo a conservare le nostre belle tradizioni. Con questo è davvero tutto, ci salutiamo da Rio Nero Sanitico ricordandovi che trasmettiamo questa puntata su Telemolise canale 11, su Telemolise 2 canale 12 e sul nostro canale tematico Molise Mio canale 212. Potete seguirci anche in Abruzzo sul canale 96 e a Roma e nel resto del Lazio sul canale 880. Tutte le puntate sono disponibili anche sul nostro sito web, vi ricordiamo come sempre l'indirizzo www.telemolise.com.